mi viene una volta ogni tanto con queste persone. E noi ci scusiamo. Allora. Non ci hanno accettato le scuse. Vabbè, ma subito ti prendi un grazie. Cosa? Dopo ti prendi un grazie. No, no. Non mangio con i grazie. Né tantomeno cresco. Ma poi ti fai fare una bustarella dal sindaco. Sì, aspetta tu. Non pagami il telefono, non mi pagare. Guarda, la signora ci ha chiesto di finire prima, però sono stati troppi interventi, ecco. Fuori, no, pista, era non finiamo una, più. Sì, sì, un era un vecchio per una... Per vedere se arriva qualcun altro, ma penso proprio di no, perché sono le 18:25, quindi possiamo anche cominciare. Se qualcuno dal comune si presenterà, magari potrebbe invitarla. Non ce l'ho sicuramente c'è la festa del comune. Ma è meglio che siano impegnati. La storia verrà ieri sera, stasera è meglio la chiosa. Sono andata a chiosa, sì, se vanno in chiosa. Ieri sera, no, era tardissimo. Signora, più quello. Ebbene sì, ti fai il camaccio. Cioè vogliamo valorizzare un matrimonio che abbiamo e che spesso non riusciamo ad utilizzare per mancanza di tempo, anche per ignoranza nostra. Io per primo non so che tipi di volumi ci sono in questo nostro lavoro. Lo so, però per non disturbare la signora. La signora c'è il cuore feriale, sono i vestiti che si aspetta. E allora, questa è un'occasione per dare importanza al nostro patrimonio culturale. Che posso interromperti? Adesso siamo nel polo regionale, quindi non c'è bisogno che vieni direttamente in biblioteca, vai su Sapere Bus e trovi tutti i libri. Okay. Trovi biblioteca di Tursi e ti dicono, no, trovi proprio biblioteca di Tursi. Scrivi il libro e ti dice che c'è nella biblioteca di Tursi. Se non c'è, non okay. Quindi da lì, questo è un annuncio di tutti. Scusate, è un annuncio per tutti, che su Sapere Bus si trovano i libri online. E ci dice anche in che biblioteca della regione. Sì, se non ci sono in quella di Tursi, ci sono in quella della regione. Se, è un ottimo servizio. Esatto, catalogato. E noi facciamo il catalogo online. Perfetto, buona sapere. Questa è la quarta edizione e ringraziamo il professor Bressiani per questa idea, che sembra un'idea così. Semplice da organizzare, semplice nell'aver ideato. Il problema è che molto spesso la gente la concepisce come fin troppo semplice e quindi poi non condivide l'azione del donare un libro. Un qualsiasi libro, che può essere piccolino così, un'opera realizzata da, ad esempio, da Giovanni di Tommaso, oppure un'opera realizzata da un'altra ragazza che verrà qui, sono anche un libricino per i ragazzi. Per i bambini. Eppure il donare qualcosa che ci ha regalato un'emozione può essere un'azione dal valore inestimabile. Quest'anno il professor Pessiani regalerà quattro volumi. Buonasera. Prego. Dei quattro continenti. Dei quattro continenti, uno relativo alle... Non saranno, professore, casalinga. Uno relativo alle Americhe e all'Oceania, un altro relativo all'Asia meridionale, un altro relativo all'Africa, un altro relativo all'Eurasia. E sono quattro volumi che il professore dona quest'anno, che si aggiungono a tutti gli altri volumi che... ha donato insieme agli altri cittadini, l'anno scorso sono stati numerosi volumi donati e quindi stiamo dando il nostro contributo alla comunità e speriamo di proseguire anche nei prossimi anni. Muoviamo giusto alcuni libri importanti da un punto di vista politico, sociale nei prossimi anni, li stiamo catalogando anche noi per fare dall'esterno di chi ha detto quello che. E quindi lascio la parola al professor Pessani, che farà una piccola lezione brevis sul valore del viaggio e quindi darà la sua esperienza, le sue esperienze che ha avuto in alcuni viaggi fatti in giro per il mondo e della ricchezza. Buonasera. Prego. Dello Stato italiano, era l'Italia il paese più bello del mondo ed è al numero chiuso, infatti la casa editrice mi ha scritto in questi giorni che il volume inizialmente al numero chiuso valeva il
adesso e si è quasi triplicato il valore, vale quasi 2500 euro. E ho detto gentilmente alla signora di stare molto attenta, che un libro così prezioso potrebbe essere manomesso. Poi avevo regalato il libro sul Rinascimento e avevo come momento magico, diciamo, nella storia dei popoli europei per l'Italia, e avevo fatto una lezione sul Rinascimento l'anno scorso, visto la curiosità di tanti giovani verso il mondo degli animali, avevo regalato 4 volumi che riguardavano un po' tutti gli animali sul globo terrestre, e avevo portato, facendo una lezione, su 3 animali particolari che magari in genere uno non riesce a studiare: la mantide religiosa, che è un animale molto curioso, che quando si accoppia il maschio poi viene ucciso, però vabbè, questa era solo una curiosità. Poi abbiamo spiegato il coccodrillo, e dopo io volevo spiegare un altro animale, ma quando sono venuto a Tursi l'amico Antonio mi ha detto che guardi, qui i cinghiali stanno dominando il territorio dell'agricoltura danneggiando, allora mi sembrava più giusto e opportuno parlare di questo animale che in questo periodo diventa molto dannoso, facendo capire che in genere il gruppo di questi cinghiali ha meno di 50 elementi ed è la femmina la leader del gruppo, c'è sempre la femmina che porta il gruppo in giro. Ora purtroppo è diventato un problema, spero che la regione e i comuni possano segnalare insieme all'ordine dei veterinari, perché un animale che può essere sì piacevole o non piacevole, però per se crea danni bisogna porre un limite, diciamo così, a questo proliferare inopportuno. Quest'anno invece ho portato i 4 continenti, mi sembrava giusto parlare di una tematica che credo sia soprattutto piacevole per tutti. E ho trovato questi libri a Milano, uno sponsor è la Banca Popolare di Novara, mi è sembrato utile, sono i 4 continenti, ho detto ma parlerò del viaggio e dell'utilità che un viaggio può verificare nella vita di una persona, perché io mi stavo forse a noi perché arrivano questi marocchini che magari non so se sono ben gradito o no, però hanno una storia millenaria anche loro. Io ero curioso, come storico, come ex professore di storia e letteratura italiana, ero curioso di conoscere la storia di questo popolo. Sono trasferito lì per 3 settimane e ho avuto la fortuna, diciamo così, relativamente la fortuna, perché tra i miei studenti a Milano c'era un marocchino e il ragazzo mi ha detto: prof, si vede in Marocco, a me farebbe piacere presentarla alla mia famiglia. Siccome il mio volo era a Milano Casablanca, è venuto con il padre e mi ha accolto, mi ha agevolato. Io comunicavo in lingua francese perché lì, essendo una ex colonia francese, si parlava tranquillamente in francese, mi comunicavo negli uffici in francese, però sai, avere un marocchino che ti guida e che ti fa da guida è più semplice. La cosa che mi meravigliò, oltre alla cultura molto diversa da noi, è che quando sono stato ospite a casa sua per 2 giorni, avevo la mia stanza, siccome faceva molto caldo, io ho tolto gli abiti del viaggio e mi sono messo in pantaloni. A un certo punto vedo schizzare il mio studente e mi dico: no, però, e cosa ho fatto? Mi riporta nella camera e mi diceva: con le donne non ti puoi presentare a gambe nude, cioè devi essere coperte. E lì allora mi sono reso conto che c'era una cultura diversa, un modo di pensare diverso. Allora sono entrato, ho messo i pantaloni lunghi, ho messo la maglietta e così normale. Fin qui. L'altra esperienza è alla fine la madre e le zie e i parenti vanno per parlare da mangiare. Vedo 2 tavoli in 2 ambienti diversi. Da una parte c'era io e lo studente, il fratello dello studente, il nonno e un cuginetto di 7-8 anni. Mangiavamo a un tavolo, all'altro tavolo tutte le donne. E lì mi sono reso conto che praticamente la cultura diversa significa abitudini diverse, comportamenti diversi, eccetera. Poi ho fatto vari viaggi in Marocco per visitare città storiche come Marrakesh, Rabat, che è la capitale, dove c'è quella sede anche lì, perché di sapere che c'è una monarchia, e poi altre città storiche. Per dire che questa cosa che mi ha meravigliato mi ha fatto rendere conto che le culture sono diverse. Però le culture non sono diverse perché uno contro l'altro, ma è uno diverso dall'altro. Per me è stata una ricchezza, mi sono arricchito di un'esperienza nuova che mi ha fatto capire che viaggiare significa confrontarsi, e confrontarsi significa vedere un modo diverso di vestire, vedere un modo diverso di mangiare, vedere un modo diverso di pensare, di comportamenti. Quindi questa cosa mi ha arricchito. Chiudiamo questa esperienza sul Marocco e riporto invece l'esperienza sull'Ungheria. L'Ungheria è europea, mi piaceva questo viaggio in Ungheria perché storicamente Budapest, l'impero austro-ungarico, mi attraeva questa cosa.
sono andato in Ungheria, la cosa che mi ha meravigliato, lo raccontavo poc'anzi ancora ai miei amici, che lì hanno un rispetto massimo per gli anziani e per i bambini. E io alla guida, che, perché era un gruppo universitario che partiva da Venezia, tutti gli universitari italiani, che facevano in giro in tutta l'Ungheria, ho chiesto alla guida, ma come mai c'è questa attenzione particolare per i leggi per gli anziani e per i bambini? Con molta serenità mi ha detto, noi abbiamo e portiamo molto rispetto agli anziani, quando si faceva la fila, prima gli anziani e dopo gli altri. Mi dico che per gli anziani c'era questo rispetto massimo. Ha detto, quelli che noi godiamo oggi lo dobbiamo ai nostri genitori, a chi è stato prima di noi, quindi grazie ai loro sacrifici noi godiamo perché abbiamo noi. E i bambini? I bambini sono il nostro futuro. E ho notato che nelle piazze, proprio a tradurre questa attenzione, a questo comportamento, in quasi tutte le piazze sono momenti bambini e anziani, bambini e anziani. Io che amo un po' l'arte, ho comprato delle acque forti, sapete che sono acqua forte? Cioè praticamente è un modo di dipingere, però il pittore invece di dipingere con un pennello, dipinge con una sticella metallica sul rame e fa il suo disegno. Dopo vengono fatte delle copie e le copie sono numerate. Infatti qualche volta su qualche quadro di un'acqua forte vedrete 1-120, significa che la prima copia su 120 copie, quindi è un numero ridotto. Io ho comprato 2 o 3 di queste stampe e tutti sono bambini e nonne o anziani. Quindi questa cultura era così estesa che si manifestava sia nelle piazze, sia nei luoghi pubblici, ma anche nella cultura espressiva degli artisti di questa nazione. Quindi questo mi ha molto meravigliato. L'altra esperienza che voglio passare in Russia, anche questo viaggio era un viaggio universitario, però questa volta in treno. Siamo alla vigilia degli anni Ottanta, quando Mosca si preparava per le Olimpiadi, quindi un evento eccezionale. Sapete che la Russia è ricchissima, quindi dovevo dimostrare di valere in questo modo. Quando sono arrivato a Mosca, perché il giro era Kiev, Mosca, Leningrado, adesso si chiama Leningrado, oggi San Pietroburgo, e poi siamo passati di nuovo da Bucarest, poi Vienna, poi siamo ritornati a Vienna, tutti in treno. A parte il fatto che sul treno continuavano a offrirci del tè, delle donne vestite con gli abiti russi, erano molto simpatiche, erano molto gentili, e poi a Kiev abbiamo incontrato gli universitari russi. Tenete presente che Kiev è capitale dell'Ucraina, però all'epoca faceva ancora parte di quello che si chiamava l'impero russo. Abbiamo incontrato e la sera ci hanno organizzato un ballo con gli universitari russi a Kiev, in una sala. E io ho avuto, diciamo, la fortuna di incontrare una ragazza che studiava ingegneria informatica. E lì mi sono reso conto che la mia conoscenza era una conoscenza limitata. Quando lei ha detto faccio ingegneria informatica, io ho detto IBM, e lei con molta tranquillità IBM America, in Russia c'è un'altra marca. Lì mi sono reso conto che mentre io associavo all'informatica un'azienda che si chiamava IBM, lei mi ha corretto e ha detto guarda che qui non c'è IBM, c'è un'altra marca. Come dire che se noi andiamo al bar e chiediamo un AG che è un caffè decaffeinato, è la marca del... Invece se noi vogliamo essere corretti e rispettosi del, diciamo così, di un esercizio linguistico corretto, quindi un decaffeinato, poi la marca dipende da che cosa ha il bar. E lì io ho commesso lo stesso errore, cioè ho detto IBM non sapendo, non considerando che lì c'era un'altra tipologia di industria che preparava qualcosa di similare a IBM. L'altra cosa che mi meraviglia, poi la storia di questa ragazza, siccome abbiamo in qualche modo simpatizzato, lei aveva un fazzoletto ricamato a mano e me l'ha regalato. Io, sapendo che dovevo incontrare un po' di ragazze, avevo portato tutte quelle pochettine di profumo Armani, Versace, le regalate. Lei, all'epoca non c'era questo passaggio facile tra l'Europa e la Russia, allora lei mi ha regalato i fazzoletti, io ho regalato i profumi e lei è stata arci con te. Un altro aneddoto, sempre di Mosca, e che all'improvviso, a proposito delle Olimpiadi, vedevo le strade a 12 corsie, però le macchine ce n'erano pochissime, se ad un corso di un verso e se da là. Io vedevo 12 corsie, ma cosa ce ne fanno di queste strade così larghe? È perché la potenza russa voleva mostrare che sì, perché adesso magari si saranno anche riempite, ormai la richiesta di le parate militari. Le parate militari, non lo so. Mi ha meravigliato molto questo, per dire tutte cose alla grande. L'altra cosa alla grande è che quando ho preso la metropolitana moscovita è lussuosissima, ci sono dei lampadari, dei quadri, una cosa, e poi sono molto in profondità.
questo degli sbarchi. Per la terra metropolitana bisogna fare 200 metri sottoterra. Alla fine mi hanno spiegato che in casa c'era ancora la guerra da fredda tra America, serviva da bunker in caso di guerra atomica. Quindi loro avevano già previsto che in caso di necessità, quindi anche questa cultura, cioè che noi non avevamo forse una mano neanche solo per fare i bunker, solo credo Berlusconi abbia fatto nella sua villa in Sardegna il bunker sotto perché se lo può permettere, i russi avevano fatto per tutti i popoli, si entrava in questa metropolitana e diventava in caso di necessità un bunker. Per dire che mi rendevo conto che io avevo dei limiti perché non avevo conosciuto queste cose, quindi i viaggi mi sentivo sempre più ricco, e allora uno che viaggia, io avevo persino coniato una specie di equivalenza, ho sempre detto che viaggiare significa conoscere significa sapere, il sapere non finisce mai, il viaggiare non dovrebbe finire mai, mi sono fatto una specie di teoria personale che però forse credo sia valida. Ora, quando faccio le donazioni penso sempre ai giovani, perché sono loro che dovrebbero fare il viaggio, dovrebbero, diciamo così, appropriarsi del sapere, perché tutti gli umanisti, gli studiosi di umanistica amano andare in Grecia perché è la culla della nostra civiltà. La sintesi di questo incontro tra il popolo romano e il popolo greco, la frase in latino era di più italiana per essere più accessibile, Roma conquistò con le armi la Grecia ma rimase conquistata dall'arte greca. Che significa? Il popolo romano era un popolo di guerrieri e di pastori. Quando arrivò in Grecia trovò questo popolo che era molto molto più avanti di noi in arte, nella medicina, nella filosofia, nella democrazia. Il termine democrazia è nato in Grecia. Quindi io avevo questa passione di andare a fare i viaggi in Grecia perché dovevo conoscere dove è nata la nostra cultura. Ebbene, sono andato in Grecia e ho visto questo passaggio, diciamo, molto particolare, e però nei miei studi della prima laurea ho fatto la tesi di questo amore per la passione per l'arte, mi è nata questa cosa. Avevo conosciuto tra i miei studi di architettura Le Corbusier, che aveva fatto un viaggio da Atene a Istanbul per vedere questo paesaggio straordinario. Allora dico, visto che l'ha fatto Le Corbusier, dico, voglio vedere questa emozione, cosa ha fatto, cosa ha visto Le Corbusier in questo viaggio, perché poi quel viaggio è stato un elemento prioritario nella sua progettazione, perché da lì, dal mondo greco, è partita la sua idea di progetto di architettura. Ho fatto questo viaggio da Atene a Istanbul o Costantinopoli, se volete, e praticamente mi sono reso conto, sono andato nella Settimana Santa, e il primo effetto è stato che ho incontrato la religione ortodossa che conoscevo poco. E lì c'era tutto un modo diverso di interpretare, che è un modo diverso di approcciarsi alla religione, anche se il ceppo era quello cristiano, però per chi conosce la religione ortodossa c'è un modo diverso di interpretare la liturgia, diciamo così, dei comportamenti religiosi. Quando poi ho fatto questo viaggio, sono arrivato a Istanbul, dove sono rimasto 3-4 giorni, mi sono reso conto che Istanbul rappresenta una città dove due culture si incontrano, il mondo occidentale e il mondo orientale. E questa diversità di due mentalità, di due culture, non si notava nell'alimentazione, nell'architettura, nel modo di pensare. Se voi andate in Grecia a Istanbul, vedrete che c'è un mondo che è fortemente condizionato al mondo occidentale e l'altra parte dal mondo islamico. Tanto è vero che ancora oggi la Turchia ancora non sa se deve essere occidentale o se deve essere orientale. Oggi c'è un personaggio che forse è più orientale che occidentale, però scusate, mi fate passare queste notizie perché altrimenti non capiamo. Come storico devo ricordare che l'impero romano occupava quasi tutto il Mediterraneo, non a caso i romani chiamarono Mediterraneo Mare Nostrum. Però nel 476 l'impero si divise in l'impero romano d'Oriente e d'Occidente. D'Occidente, con Roma capitale, 476 finisce il nostro impero, che ci riguardava, tipo nostro, che ci riguardava l'Italia, mentre l'impero romano d'Oriente rimarrà fino al 1453, il che significa quasi 1000 anni dopo. Quindi la tradizione occidentale è che osservata da sempre, forse credo tutti noi italiani abbiamo questa simpatia nei confronti degli spagnoli,
Io ho viaggiato in quasi tutte le regioni spagnole, tranne l'Estremadura, è vero che parlo un pochino spagnolo, però in qualche modo mi interessava perché in quel periodo, sono dal 1975, l'anno della mia prima laurea, c'era ancora Francisco Franco. Francisco Franco è il generale, quindi noi ci siamo liberati di Mussolini, ma lì hanno ancora uno che con Mussolini ha avuto a che fare. Voglio vedere cosa succede in Spagna. Sono andato a Barcellona, sempre con uno studente universitario, e lì siamo andati in spiaggia e volevamo cantare l'inno internazionale comunista. Mentre stavamo cantando questa cosa, si avvicina la polizia e dice: qui non potete cantare questa canzone. Perché? Perché qui non si può cantare questa canzone. A un certo punto tutti gli amici spagnoli, studenti spagnoli, abbiamo visto che c'è stato un fuggi-fuggi generale. Poi uno ci ha spiegato: voi che siete turisti, al massimo vi rimproverano e andate via. Noi ci mettono in prigione perché Francisco Franco, sapete che era un dittatore, la cui dittatura è iniziata nel 1936. E quindi dal 1936, poi lui è morto nel 1976, quindi nel 1975 io ho organizzato, cioè ho fatto questo viaggio con gli altri universitari italiani, ho verificato questa diversità, cioè dove l'espressione anche il calore diventava un limite, cioè noi non potevamo cantare quel limite perché era un limite comunista, lì c'era un fascismo, quindi c'era un autoritarismo, ragione per cui non era facile poter cantare queste situazioni. Poi naturalmente sono andato altre volte in Spagna, io credo che adesso la Spagna per certi versi, dopo gli anni 80 che è entrata nel mercato comune europeo, per certi versi anche più avanti di noi, perché hanno capito qual era questa sofferenza dopo 40 anni di Francisco Franco, potete immaginare. Volevo soltanto creare un'annotazione da storico. Molti forse non sanno, ma è opportuno saperlo, che siccome Francisco Franco in quel periodo aveva preso il potere a danno della monarchia, cioè aveva sconfitto il re e aveva preso il potere, però in questo stesso periodo c'era tutto un movimento repubblicano in Spagna che volevano la Repubblica. Cosa è successo? Che Mussolini, siccome voleva aiutare Francisco Franco, nel 36 c'era la guerra civile, cioè i repubblicani contro i monarchici o comunque Francisco Franco. Allora Mussolini mandò 50.000 militari a fianco di Francisco Franco per difendere l'idea di Francisco Franco. Però nessuno dice nei libri di storia che ci furono 20.000 italiani, soprattutto del Partito Comunista, che si schierarono dalla parte degli indipendentisti e dei repubblicani. Quindi sul fronte della guerra civile spagnola erano italiani contro italiani, perché c'era un'idea. Quindi non mi importa che sono italiani, ho l'idea repubblicana, vado ad aiutare gli spagnoli per questa idea della Repubblica. Chiudiamo soltanto, sono stati solo i tempi. Posso dare un aneddoto? Allora, ok. Volevo dire che siccome pensavo che ci fossero più giovani, ringrazio Rivelino che ormai è un fedele di queste riunioni e mi fa molto piacere, anzi mi fa ancora più piacere perché essendo straniero viene a ascoltare la cultura italiana, vuol dire che in qualche modo sa che cosa significa, qual è il valore della nostra cultura. E volevo dire ai giovani, ma credo che ormai vedo più persone adulte, quindi magari i loro figli avranno sicuramente o fatto esperienze col progetto Erasmus oppure magari si accingono a fare il progetto Erasmus. Volevo soltanto così accennare qualcosa su questo chi è Erasmus. Erasmus era un teologo e umanista del 1400, il quale, diciamo così, la sua opera maggiore è l'Elogio della Fonte, però scrisse moltissimo, era un teologo di fama internazionale e per sua curiosità viaggiò tantissimo. E poi, diciamo, questa curiosità del viaggio fu concretizzata in un suo incarico. A un certo punto, lui è nato a Rotterdam, sapete, in Olanda, ma all'epoca si chiamava di un altro nome, credo Borgogna, praticamente fu nominato segretario, era un abate, abate comunque nell'ambito della chiesa cattolica cristiana, del vescovo di Cambrai. Dovete pensare che tra i 1500 e i vescovi erano quasi un padre, cioè comandavano molte cose, perché avevano in donazione terreni e case, quindi dovevano gestire anche e amministrare di molti beni. Ragion per cui questo Erasmo da Rotterdam viene incaricato come segretario e come ambasciatore di questo vescovo. Quindi fu costretto a viaggiare per fare le ambascerine e le varie nazioni.
Poi dopo 3 anni questo incarico ricadde e andò a studiare a Londra, a Oxford, sempre questo. Però lì non ebbe tanti, diciamo così, ebbe qualche scontro con il professore di Oxford e si trasferì a Parigi. Ma anche a Parigi la sua idea non veniva tanto accolta, allora si trasferì in un'altra città. Cioè praticamente alla fine si è laureato, sapete dove? A Torino, in teologia. Però per intanto nel 1517 uscivano le famose proteste di Martin Luther e le 95 tesi affisse alla chiesa di Wittenberg, dove praticamente Martin Luther metteva in evidenza che la chiesa vendeva l'indulgenza. Qua è un affare questo, dobbiamo dirlo, se la chiesa deve pensare alle anime povere non può assolutamente. E praticamente Erasmo da Rotterdam, come oggi, certo. Ho saputo che sono le tariffe, la chiesina, il battesimo, diciamo la campana corta. È un'offerta con minimo sindacale. Buon consiglio. Con minimo sindacale. Comunque, praticamente Erasmo in qualche modo aveva flirtato sulle idee di Erasmo. Non era proprio d'accordo. Però su certe cose era una persona intelligente, ha ragione. Praticamente lui poi continuò a viaggiare, venne a Napoli, a Padova, a Venezia, a Friburgo, a Magonza, a Parigi, cioè fece tantissimi viaggi. Volevo solo spiegare che non poteva che chiamarsi Erasmus il progetto di questi giovani università. Voi sapete che il progetto Erasmus c'è stato un certo periodo nella comunità europea che volevano trovare fondi. Poi qualcuno ha detto, meno male, un dirigente, e l'unica cosa positiva che abbiamo, perché bisogna tagliare? Spiego un attimino cosa significa il progetto Erasmus. Tutti gli studenti universitari della comunità europea, 28 paesi adesso meno di Inghilterra che si sta per ritirare, praticamente possono fare 6 mesi in un altro paese dell'Europa e sostenere esami universitari della sua disciplina, anche se li fa all'estero vengono più. Cosa c'è di positivo in questo? C'è di positivo è che il ragazzo conosce una cultura diversa, una lingua diversa, si compra una visione diversa. E questo progetto ha avuto così tanto successo che l'Europa ha detto no, qui non dobbiamo stanziare 30 miliardi, dobbiamo stanziare 60. E adesso pare che il successo di questo progetto Erasmus, che permette questo scambio culturale tra università, pare che lo vogliono estendere anche alle scuole superiori. Credo che sia già e quindi permette questa cosa di fare esperienza, perché è l'unico elemento di certificazione dell'Europa, che quando i giovani si confrontano vuol dire che si studia, che io accetto la tua diversità, tu accetti la mia diversità culturale, di comportamenti alimentari, di vestiti. Ma non solo dell'Europa, sono arrivate ragazze anche dall'Asia, dall'America. Perché se andate, si è capito la positività di questa cosa, allora il progetto Erasmus in qualche modo è stato, diciamo così, un vantaggio per tutti. Perché ho parlato di Erasmus? Perché praticamente è un invito a viaggiare ai giovani, quello che io sto dicendo con questa breve relazione. Chiudo, anzi ho già chiuso, e volevo dire che Giovanni di Tommaso ha scritto questo libro molto bello, io l'ho letto ed ero così curioso di vedere come finire che in 2 giorni l'ho finito. Praticamente l'amore diviso è una storia, mi sono messo in contatto con lui perché lui è un ex professore di storia, filosofia e medicina a Milano, ma è di origine di Tuscia, che come conosce, è stato anche sindaco a Milano, a Tursi, e mi ha detto che prova a dire che ho regalato alla biblioteca questo libro. Quindi si può comprare tramite internet, si può prenotare presso le librerie, ma chi ha voglia di non comprare e vuole leggerlo è qui a disposizione della biblioteca. Allora, vi racconto brevemente così per far vedere i desideri di leggere questo libro, che è molto interessante. Praticamente ci troviamo nel basso Medioevo, cioè tra il 1100 e il 1200. Lui, in effetti, Abelardo è un abate, sempre nell'ambito della Chiesa, è un ricercatore e uno studioso. Però all'epoca bisogna chiarire che il rapporto tra la Chiesa e l'incontro con le donne era un po' complicato, nel senso che quasi tutti i vescovi e tutti i preti avevano una donna di compagnia. Praticamente lui, nonostante fosse un teologo, eccetera, aveva incontrato questa Eloisa. Però siccome c'erano alcuni religiosi che erano molto fiscali, visto che aveva commesso questo incontro, praticamente cioè, si erano incontrati, fu evirato, così non lo fai più. Ragione per cui Eloisa, questo amore fortissimo nei suoi confronti, ci fu il frutto di questa voce, ebbero un figlio, però all'epoca il figlio
fu vissuto come una vergogna e fu affidata alla sorella di lui, lontano da dove vivevano loro, credo in Francia. Praticamente lui, per amore di lei, dice a lei: se tu vuoi essere fedele a me, visto che adesso insomma, non posso più avere altri figli, dovresti farti monaca. E lei, per amore di lui, si fa monaca, fa carriera e diventa badessa. E sempre c'è questa lotta in lei, perché è l'amore di lui, tra l'amore verso Dio che le suore devono dare, no? Sposare Dio, e l'amore verso questa banda. All'età di 24 anni il figlio riesce ad intracciare il padre e la madre, e finalmente trova la madre, che è adesso in un convento. Però c'è questo distacco tra un figlio che non ha mai conosciuto la madre, e anche se ha avuto qualche indirizzo e suggerimento dal padre, non ha mai visto. Preferisce andare via perché la madre non lo può ospitare nel convento. Lei ha così fortemente questo amore per l'abate, che l'abate muore prima di lui e ottiene tramite, prima di lei, scusate, Abelardo muore prima di Eloisa, e lui sottiene di avere almeno il corpo, cioè almeno il seno da morte, se non lo potuto avere da vita. E quando lei muore, chiede a tutto il convento di essere sepolta nella stessa tomba. Quindi, per dire, la storia dice che non è stato possibile stare insieme da vivi, almeno che possiamo essere insieme da morti. Io regalare questo libro alla biblioteca Indus, perché si chiama Mamma quante storie, ed è raccolta di storie diciamo, che si raccontano, che le mamme raccontano ai bambini prima di addormentarsi, diciamo, raccolte dal pediatra di Vittoria, che è un artista a tutto tondo, oltre ad essere pediatra, un cantante, un attore di teatro. Nel paese dove adesso viviamo da qualche anno, lui si chiama Andrea Satta e ha portato avanti questo progetto di incontro tra le mamme nel suo ambulatorio pediatrico. È partito perché vedeva delle mamme provenienti da paesi diversi, ci sono 35 nazionalità diverse in un ambulatorio pediatrico, una ricchezza infinita, vedeva che erano sole. Quindi comunicavano poco con, magari solo tra di loro e non con le persone del posto. Quindi. E allora ha pensato di mettere a disposizione lo spazio del suo ambulatorio perché le mamme si incontrassero. Allora dice: quale può essere il filone? Dice: non raccontiamo sempre le cose brutte della lontananza, dalla propria terra, il distacco, ma una cosa bella, che è quello, non la favola che i bambini per addormentarsi ci raccontavano. Ognuno nella sua lingua, credo di sì, credo sì, anche in albanese, sì. E diciamo, da questa idea poi insomma è nato un progetto diverso, che c'è stato un primo libro, poi un festival itinerante, hanno portato praticamente in Trentino tutte le mamme che hanno partecipato al progetto originario, e hanno fatto un festival itinerante, quindi artisti e racconti, diciamo così. E poi quando il Ministero dei Beni della Cultura ha partecipato a questo libro, praticamente i proventi della vendita di questi libri vanno alla biblioteca di Lampedusa. Quindi per ampliare l'incontro, hanno fatto praticamente dal Trentino a Lampedusa per i luoghi di incontro. E quindi insomma, mi piaceva l'idea di regalare questo libro, perché dentro c'è anche una favola in tussitano, perché tra i vari collegamenti, diciamo, oltre alle 35 nazionalità diverse, ci sono provenienze regionali diversissime, perché siamo in un paese alle porte di Roma, e quindi diciamo, un po' per comodità, un po' per non vivere nel caos della grande città, ci sono tantissime, io le chiamo le mamme fuori sede, pure noi insomma siamo così, e allora ognuno anche nel proprio dialetto. Sono in dialetto. In dialetto, è scritto in dialetto. Bello, perché significa andare alle proprie origini. Chiaramente la fonetica non è il massimo, perché insomma tra me e la signora della Treccani abbiamo fatto un pasticcio, però diciamo che lo finale si intende. I disegni, cioè le fiabe sono illustrate da Stanno, quindi c'è una parte diciamo anche di Cicciaricchi, che la storia è quella di Cicciaricchi. Diciamo che un po' l'ha disegnata Steiner, però ha fatto un passaggio in napoletano. Beh, invece che in tussitano, si è confuso, dichiarato disponibile, sì, per sì, collaborare. Sì, sì, ma lui, bella, sì, molto, no, diciamo che il progetto è molto, sì, molto ricco. Posso sottolineare un aspetto? Abbiamo fatto insieme.
L'ambulatorio di questo pediatra, che è un luogo di incontro per definizione, perché le persone vanno lì per un'esigenza che è quella della salute, il lunedì ogni 15 giorni si trasforma, dopo l'orario di chiusura, una biblioteca, diventa un luogo come questo, con un numero contenuto di persone, ci saranno una decina di genitori con altrettanti bambini, e da quel momento in poi il dottore toglie il camice e diventa il momento delle favole. E queste persone si incontrano e riescono ad esprimersi in una maniera confidenziale, perché raccontare una favola conosciuta è anche terapeuta. Esatto, riescono a entrare in contatto con gli altri. Tant'è vero che Andrea ci racconta spesso che gli venne proprio questo lampo nel momento in cui una mamma gli disse: io sono partita 5 anni fa con una mia amica del paese da dove provengo. Era una mamma marocchina. E oggi continuo a stare solo con lei, non ho altre persone. Invece con quegli incontri, diciamo, a cadenza regolare ogni 15 giorni, si è ampliato e noi abbiamo tantissimi amici, anche queste persone, insomma, hanno cominciato ad accogliere. Il settimo anno questo che fa. E che cosa succede in quell'ambulatorio? Ognuno porta qualcosa da mangiare. Sì, e questo fa comunità. E quello fa comunità. Allora anche la diversità di abitudini e religiose nel mangiare, però vengono condivise in una maniera serena. Il vegano come il musulmano dice: no, io non mangio questa carne, oppure il celiaco come l'intollerante, quindi diventa su uno stesso piano quelle che sono le diversità e vengono messe quasi a fattore comune. Diamo a buona amica, mangiamo tutti aggiungiamo che questo progetto si esprime in altre forme, che sono anche quelle di portare le favole alle persone che hanno bisogno. Più di una volta quel gruppo di mamme, con a capo questo pediatra artista, è stato nei luoghi del terremoto a, tra virgolette, consolare per un paio d'ore raccontando favole alle persone terremotate. Ed è stato... hanno bisogno di sognare la favola per sognare. Sì, infatti, esatto. Siccome lui è anche un cantante, certo. Musica, favole, e multiculturalità, insomma, hanno portato. Se non ci si incontra, queste cose non scappano. E l'esperienza poi del festival in Trentino, sentire quelle mamme che in lingua di paesi anche quasi sconosciuti dell'Africa subsahariana, raccontare favole in lingua e le persone tutti intorno che stavano lì ad ascoltare, con la traduzione chiaramente poi in italiano, aiuta molto. Quindi dietro a questo libro ci vuole essere quel messaggio che poi è quello che tu, Nicola, hai ampiamente spiegato prima, cioè quello di conoscere e incontrarsi. Nel tuo modo, quello di viaggiare, secondo la sua interpretazione, quello di apprendere. Mi stavo parlando di Italia che venivano da fuori. Dobbiamo dimenticare che gli italiani sono andati fuori prima. Adesso vengono da noi, ma noi siamo andati altrove. Un ultimo, ha finito? Io avrei ridato la voce. Voglio fare un'ultima comunicazione. Non so se l'altra volta io ho fatto la comunicazione che tra 1975 e 1980 sono stato direttore di un mensile qui a Tursi e ho preso tutta la raccolta di questi 5 anni che racconta ciò che è successo qui a Tursi e l'ho donato alla biblioteca. Siccome ho chiesto a tutti i sindaci che si sono succeduti in 40 anni, tutti mi hanno detto sì, faremo fare fotocopie e copie. In effetti nessuno l'ha fatto. Io ho detto fate 5 copie, una alla biblioteca comunale, un'altra alla biblioteca provinciale di Matera, l'altra alla biblioteca regionale, un'altra al vescovo e una a me, perché così ho visto che lo donavo. Tutti per iscritto mi hanno detto sì, niente. In effetti io sapete, devo ringraziare il signor Mino Ligoti, il quale si è preso la pazienza di scannerizzare e adesso l'ha fatto in CD. Vi volevo dire che da qui a poco parlerò con il sito che si mette a disposizione un computer con lettore CD e chi vuole consultare questa esperienza, credo
da consultare per chi vuole conoscere cosa succedeva in quel periodo. A Tursi, allo specchio. Da Tursi allo specchio, dal 1975-1980, con i CD, invece che girare a carte che si roba e si consuma, con i CD potete vedere cosa succedeva nel 76, nel 76, a Tursi, per la storia degli istituti tutti della gioielleria. Modestamente ho raccolto le firme per far nascere questo istituto, mi sento un po' diciamo così, è vero. Lui che il mio coetaneo lo sa, e sapete qual è stata l'accusa che è stata data? Lui è professore, prima o poi insegnerà lì, io lo facevo per il mio paese, io l'unico giorno che ho fatto i supplenti in quella scuola, la professoressa Sant'Agata, se non sbaglio, si sposò e all'epoca c'era la legge che diceva che fino a 15 giorni si dovevano nominare supplenti i professori del posto. E questo sono stati 11-15 giorni fa. Io lo facevo per il mio paese e so che l'istituto è cresciuto e sono contento. Ho fatto anche degli articoli di critica per dire che bisogna organizzare, bisogna sentire il senso di questo istituto. Qualcuno ha frainteso che ho voluto parlare male dell'istituto e forse un po' mi hanno odiato, non lo so. Comunque io l'intento era quello. È per questo che ero preoccupato, o si fa qualcosa, perché niente viene dall'alto, bisogna dire cosa posso fare io per, allora se ognuno fa qualcosa per, tutti insieme possiamo far tanto. Se invece ognuno tira acqua sul mulino, perché nell'economia crede l'amico che è laureato in economia e lo insegna, se sta bene uno la comunità non va bene, se stanno bene tanti la comunità funziona meglio, perché è inutile che pochi sono ricchissimi, tanti si rischiano di non arrivare fino a me. Anche l'economia è fatta di scarti. Certo, quindi se noi facciamo in modo che tutta la comunità cresca nelle varie e tutti diamo una mano per far crescere la comunità, tutti stiamo meglio. E questo è un'economia, dire, aperta, per usare una terminologia medievale, cioè l'economia chiusa con le torri e le signorie e poi con i comuni, l'economia aperta, che i comuni commerciano tra di loro. Fatemi finire perché io da buon professore parlerei sempre. Pure se mette la politica, poi la